569 566. Stiamo scambiando figurine dei calciatori panini 2019-20. Ognuno ha una lista, chi fatta così, chi fatta così. E niente, e si arriva qua con il mazzo di figurine e si scambia così, senza richiesta di denaro. 130. Manca a me 130. E voilà, 130 giudicata. Questa è l'11ª edizione della giornata delle figurine. È una mostra mercato dedicata a solo figurine. Adesso andremo a vedere la mostra dove ci sono i pezzi non rari, rarissimi. Io sono un collezionista, vengo da Genova. Pezzi più rari, il più raro è il sigillato del primo anno e i tre sigillati in fondo che sono i primi 4 anni. Il pezzo più costoso è sicuramente questo, Messico 70 sigillato, ma anche Messico 70 vuoti, la versione italiana e la versione internazionale, sono pezzi molto molto rari e di difficile reperimento. Quando uno lo trova deve essere disposto a spendere veramente tanti soldi. Io ne ho trovato uno doppio che ho comprato da un amico a 13.500 euro, che avevo... Appena l'ho comprato sapevo già di rivenderlo a un tedesco che me l'ha dato 16.000. Posso chiedere lei cosa sta cercando? Vecchie figurine per finire un album. È un Panini del 69-70. È divertente a volte andare a vedere giocatori che pensavi che avessero giocato solo in grande squadra, invece provarli anche in squadre di Serie B o della Galli nel Milan. Figurina potrebbe anche non avere prezzo, però la più rinomata potrebbe essere Pelé di Messico 70, che potrebbe anche passare, io dico tranquillamente, i 100 euro, ma senza nessun problema. Qui con noi abbiamo anche il padrino della manifestazione, che è Bruno Osdocimi, il disegnatore per eccellenza della famiglia Panini negli anni 60-70. La popolarità mia è cominciata proprio dalle tasche dei bambini. Ogni bambino aveva delle tasche piene di queste figurine. La disturbo di nuovo. Dimmi, come tutto sta andando? Mi mancano più 3 cosine per finire l'album. Spero di... Adesso continuo a fare il giro sperando di riuscire a trovarlo.